presenza del Signore quando c'è il rischio della messa, che in questa celebrazione vogliamo portare il nostro sacerdozio. Un dono gratuito, ovviamente gratuito. Abbiamo il saluto di che è fonte continua di grazia per noi, per la nostra Chiesa, per i nostri figli. Che cosa c'è sulla terra? Mistero del sacerdozio. Nel sacramento dell'ordine ci è stato dato, si racchiude tanta potenza di grazia che viene da chiederci perché proprio io, Signore, sono stato dato appunto a essere investito in un dono di sacro. Qual è il motivo della tua scelta? La risposta abbiamo trovato il Salmo in questa messa. Il Signore dice: io ti ho trovato il mio servo, ti ho consacrato il mio santo uomo, la mia mano, il mio sostegno, il mio braccio e la tua forza. Sì, Dio è stato ed è ancora sempre la nostra forza ed è il nostro sostegno in ogni momento della nostra vita. Oggi vogliamo essere tutto questo come atto di gratuità assoluta di colui che ci ha liberato dai nostri peccati con il suo sangue e ha fatto di noi, come si è stato detto nella liturgia, un re e sacerdote per il suo Dio e Padre. Quest'ultimo mese che ha visto situazioni preziose che ci hanno tutti coinvolti, sentito vicino a me il calore e l'amicizia di ciascuno di noi, che mi ha dato tanta consolazione e tanta speranza. Anche se abbiamo meno opportunità di stare insieme, cercheremo di adoperare bene per avviare un dialogo e confronto sereno e costruttivo su alcuni importanti ambiti del nostro presbiterio, che meritano una comune volontà di metterci tutti in gioco per favorire una vera riforma che dia al via una stagione nuova. Che mi auguro l'incidenza dei prossimi anni, ma che va impostata fino adesso, parosia, come ci dice la scrittura, con Concordia, Centenario. Lavoriamo insieme per raggiungere questo traguardo di unità, di carità, che ci fa una cosa sola con Cristo. Certo, ma tenuto conto che in un presbiterio così numeroso come il nostro, la differenziazione è procedata e non è né possibile né giusto collocare tutti sullo stesso discendo. Per cui la molteplicità delle voci di sensibilità vanno rispettate e devono trovare uno spazio di espressione concreto ed efficace. Occorre pertanto essere sempre in coscienza e tenendo conto di quanto ci dice l'Apostolo Paolo. Considerate gli altri superiori a voi stessi e non fatevi un'idea troppo alta di voi stessi diventando un giudice severo degli altri. Il rispetto e la carità dovuta, ma anche il sapersi parlare serenamente, reciprocamente, senza temere alcuna ipotetica ritorsione, dovrebbero invece regnare sovrano nei nostri rapporti. Se vogliamo dobbiamo guardarci molto dal permettere che il nostro sacerdozio vissuto nel presbiterio cessi di essere per noi la realtà più importante e essenziale. Proteggere, aiutare a crescere come elemento unificante di tutto ciò che facciamo. Esso non deve mai diventare un fatto scontato e supplementare rispetto alla gira pastorale. E questo comporta su noi stessi, sulla nostra vita interiore, con una permanente formazione umana, spirituale e mentale. Comunione e formazione, lo sappiamo che è un cammino insieme. È dunque necessario che come presbiteri sentiamo forte l'impegno a trovare un'occasione di incontro insieme e con la sincerità
situazione per iniziare insieme a prendere la decisione. Sono certo che alcuni di voi ci hanno desiderio di non restare privi di questa scelta che il Consiglio Presidenziale ha promosso. Oggi è necessaria per praticare e vivere il Vangelo in un modo che cambia la vita e che se non è compreso e gestito insieme rischia di vanificare ogni sforzo alla strada. Insieme non significa un fortuna, ma allora lo spirito che ricerca che non sente più quello che unisce rispetto a quello che ci dice che è simile. E questo ormai è diventato una questione di coscienza per ogni sacerdote e per il suo spirito. Tutto ciò però lo dobbiamo vivere per far crescere il nostro sacerdozio e dunque la nostra unione a Cristo e alla Chiesa, mediante l'anima, la fede in Cristo, non c'è una fraternità che tenga se non c'è la fede in Cristo e nella Chiesa, mediante l'unione al Vescovo e ai fratelli dell'unico presidente necessario. Per questo dobbiamo continuare in noi stessi l'atteggiamento della fede. Sacerdotale, parlare l'altra per parlare insieme, decidere insieme, vivere lo scambio delle esperienze, l'aiuto reciproco, studiare della sincerità, dei rapporti discendenti, della carità e dell'amicizia, la pazienza, il dono, il cibo, gli altri, dell'umiltà. Non siamo aiutati che agiscono in proprio la professione, anche se così altre volte, ma siamo parte sia di solidarietà, di partecipazione